Allora, buonasera. In questo breve video introduttivo vorrei darvi alcune informazioni generali in merito al corso Clima e cambiamenti climatici che inizierà domani 8 marzo alle ore 16. Innanzitutto il corso è organizzato dal Dipartimento di Fisica, ma è rivolto alla comunità di tutte le studentesse e gli studenti universitari ed è stato pensato soprattutto per coloro che provengono da corsi di laurea non appartenenti alle cosiddette scienze dure, tra cui quindi anche quelli a carattere umanistico. L'approfondimento degli argomenti dovrebbe quindi risultare comprensibile anche a chi non ha un background scientifico approfondito o non ce l'ha del tutto, e anzi, uno degli scopi del corso, nonché la sfida che io mi pongo, è proprio quello di dirvi come ci si approccia a una disciplina scientifica complessa, qual è quella delle scienze del clima. Ritengo infatti che parlare di emergenza e di crisi climatica in questi giorni sia fondamentale, però è anche vero che le conoscenze scientifiche sul sistema climatico terrestre e sugli stessi cambiamenti climatici sono limitate e frammentarie. E spesso solo gli addetti ai lavori sono in grado di parlarne con cognizione di causa e soprattutto di decifrare subito le informazioni corrette da quelle sbagliate o insignificanti e di scoprire e contrastare le tante bufale e le fake news che ogni giorno si diffondono a macchia d'olio sui media e tramite i social. Le mie lezioni saranno accessibili a tutti, anche a chi non è uno studente universitario, ma è comunque interessato a confrontarsi con questo tipo di problematiche. Nel corso parlerò di vari aspetti delle scienze del clima, e qui sottolineo il plurale, scienze, perché il clima richiede un approccio multidisciplinare in cui matematica e fisica sono sicuramente materie molto importanti, ma non bastano da sole. Come vi dicevo, cercherò di parlare in modo comprensibile per tutti, ma non vuol dire che farò solo discorsi. Vedrete delle slide ricche di immagini e di grafici e anche qualche formula. E cercherò di spiegarvi il tutto, il significato, di insegnare come si leggono i grafici, in modo da farvi capire che cosa si nasconde dietro agli andamenti o ai numeri. Un minuto su di me. Le mie ricerche vertono sullo studio delle interazioni tra atmosfera, superficie terrestre e vegetazione, mediante misure e osservazioni, ma anche con i cosiddetti laboratori virtuali, cioè le simulazioni dei modelli. Nella fattispecie io uso i Land Surface Models e i Crop Models e al nostro dipartimento, io e il mio gruppo, ne abbiamo sviluppati uno per tipologia. I miei insegnamenti sono meteorologia, clima e cambiamenti climatici e fisica dell'atmosfera, a Torino, ma prima del Covid anche all'estero. Inoltre mi occupo molto attivamente di divulgazione scientifica su questi argomenti presso le scuole di ogni ordine e grado, ma anche con interventi verso il pubblico o i politici. Per seguire questo corso, voi potrete semplicemente 1. Recarvi in aula. L'aula è l'aula WIC, Dipartimento di Fisica, via Pietro Giuria 1, negli orari del corso. Collegarvi alla mia stanza WebEx, di cui ho messo il link nella pagina del mio blog dedicata al corso, sempre negli orari del corso, quindi dalle 16 alle 18 del martedì. Oppure potete scaricarvi le video lezioni dalla pagina di Moodle. La pagina Moodle è ad accesso aperto, quindi tutti possono accedervi. Anche la mia stanza WebEx è ad accesso aperto, quindi chiunque può collegarsi. Vorrei ribadire anche in questa occasione che chi non ha necessità di sostenere poi l'esame non deve iscriversi al corso. L'iscrizione serve per poter sostenere gli esami. Quindi, se siete studenti e volete sostenere l'esame, essendo già studenti, non dovete fare nulla. Se invece volete sostenere l'esame per avere una certificazione e non siete studenti dell'Università di Torino o Erasmus, dovrete iscriversi eventualmente anche a corso singolo.
Se me lo chiederete, potrò rilasciare un attestato di partecipazione alle lezioni. Per questo vi chiedo di scrivervi via email. Come detto, il corso si terrà tutti i martedì in orario dalle 16 alle 18 e inizierà domani 8 marzo fino a totalizzare 24 ore. Salterà solo ovviamente il martedì dopo Pasqua. Quindi termineremo le lezioni a giugno. Nella prima lezione, e forse anche parte della seconda, inizierò col fare una rapida panoramica degli eventi trattati durante il corso e darò delle informazioni utili per gli studenti che vorranno poi sostenere l'esame. Poi inizierò a parlare di alcuni argomenti di base in qualunque disciplina scientifica, tipo i numeri, la statistica, le rappresentazioni grafiche e anche i metodi di falsificazione. Nelle lezioni successive invece entrerò poi nel dettaglio del sistema climatico terrestre, descrivendo i processi che regolano il clima terrestre come frutto dell'interazione tra tutti i sottosistemi che lo compongono. Il resto poi lo capirete seguendo le lezioni. Concludo con una nota tecnica sulla piattaforma WebEx, rivolta a chi magari non la usa abitualmente. Voi accederete alla mia stanza. Io prevedo di aprire la connessione tra le ore 16 e le 16:10, in quanto prima l'aula potrebbe essere occupata da altre lezioni e quindi serve un minimo di tempo per attivare il collegamento. Se vi collegherete prima, potreste notare un messaggio che vi avvisa che dovete aspettare e l'invito a mandarmi un'email. Il consiglio che vi do è di scollegarvi e riprovare 1 o 2 minuti dopo. Inoltre chiederei a tutti di mantenere spento il microfono durante la lezione e di fare le domande tramite la chat. Invito tutti a farmi domande senza problemi, in quanto le domande sono stimolanti e poi io potrei essere stimolato a parlare di qualcosa che potrei aver dimenticato durante la lezione. Nei limiti del possibile cercherò di rispondere a tutte le domande. Ultima cosa sulla frequentazione delle aule. L'area WIC ha 36 posti, quindi non è una grande capienza, ma comunque alcuni posti sono disponibili. Per chi non è però studente dell'Università di Torino, l'accesso al Dipartimento di Fisica può essere ancora difficoltoso per le norme anti-Covid, per cui al momento lo sconsiglierei. Gli studenti invece iscritti all'Università di Torino e interessati a recarsi in aula dovrebbero prenotarsi usando l'apposita app Student Booking. L'ultimo avviso, la pagina Moodle del corso, come vi ho detto, è ad accesso libero. Di volta in volta inserirò il materiale didattico e i file delle video lezioni. Abbiate pazienza se a volte l'inserimento non sarà immediato, perché talora i filmati hanno la necessità di essere rielaborati. Bene, con questo ho concluso e vi do appuntamento a domani. Arrivederci.